Bentornati nel forum e buon Halloween soprattutto, anche se in realtà è domani. L'anno scorso pensammo bene di fare due cose. La prima fu di recensirvi un gioco lovecraftiano come video di Halloween. La seconda fu di recensirvi il gioco di ruolo dell'anno 2017 nel 2018. Beh, oggi facciamo entrambe le cose in un colpo solo. Parliamo infatti di Lovecraft-esque, gioco vincitore del gioco di ruolo dell'anno 2018 di Joshua Fox e Benny Anison, edito in Italia dalla Narrativa. Ora, tutti noi ricordiamo i sani e costruttivi dibattiti che seguirono la vittoria di questo gioco. Ho ancora gli incubi. Parliamoci chiaro, la sconfitta del gigante di turno, ovvero D&D, secondo me era già insita nel regolamento stesso del concorso, perché il solo manuale base non soddisfaceva il criterio di completezza del gioco che invece ci si aspetterebbe. Quindi la sua esclusione, secondo me, era quasi a priori. Devo premettere anche che preparare questa recensione è stato particolarmente difficile per me, non tanto per il regolamento che, detto in totale franchezza, è piuttosto semplice, ma per il fatto che anche tra di noi, come gruppo di giocatori che ci conosciamo da tanti anni, sappiamo più o meno tutti quali sono i nostri gusti, si è acceso un sano dibattito su cosa ci arriviamo nella seconda parte della recensione. Per quelli che si sono informati poco o comunque hanno osservato la cosa da lontano, come possiamo riassumervelo questo gioco? Beh, prima di tutto è un gioco in cui i partecipanti, alternandosi determinati ruoli al tavolo, andranno a costruire, pezzo dopo pezzo, un racconto dai toni e gusti lovecraftiani. Quindi non vi è la presenza né del master né tantomeno dei dadi. Prima di tutto i giocatori scelgono chi sarà il protagonista di questo racconto, ovvero il testimone. Si deciderà chi è, che lavoro fa, da dove proviene, quali sono i suoi difetti, se ha qualche problema in particolare. Si decidono quanti e quali temi non verranno affrontati al tavolo di comune accordo e il tono della storia. Volete fare un horror investigativo, eroico o addirittura una cosa comica? Sta a voi decidere. I ruoli che verranno alternati al tavolo, oltre a quello del testimone, sono quello del narratore, che descriverà ambientazione, PNG e controllerà che tutti i requisiti della scena vengano soddisfatti. Ci saranno poi gli osservatori che arricchiranno la narrazione appunto portata in scena dal narratore, seppur con determinati limiti. Tutti questi ruoli verranno appunto alternati in senso orario al tavolo. Una sessione si dividerà in tre parti, ognuna con le sue scene e requisiti fondamentali, la cui terza condurrà il testimone nel viaggio verso l'oscurità che lo porterà ad affrontare inevitabilmente l'orrore finale, con relative conseguenze. Elementi fondamentali di questo gioco sono gli indizi, generalmente uno per scena che i giocatori poi useranno per saltare alle conclusioni, e poi avremo la presenza delle carte speciali, che possono essere acquistate a parte o le trovate in fondo al manuale, che aggiungeranno un po' di pepe al gioco, oltre a darvi la possibilità di ignorare alcune regole in determinati momenti. Giunto a questo punto, non voglio spingermi oltre nella descrizione di questo gioco per concentrarmi su un'altra cosa. Il manuale dedica molto del suo spazio a tutti quegli accorgimenti che non sempre vengono considerati. Si parla dell'uso della X-Card quando magari la sessione sta vertendo verso tematiche sensibili per qualche giocatore. Si parla di come Lovecraft trattasse le tematiche del razzismo e delle malattie mentali all'interno delle sue storie, avvertendo i giocatori di non scadere troppo nel banale. E questa credo che fosse una sorta di stoccata ai GDR più tradizionali di questo tipo. Più in generale, gli autori hanno avuto un occhio di riguardo per tutte le diverse sensibilità che si possono incontrare al tavolo. Prima vi ho detto che anche tra di noi si era acceso un dibattito. Uno dei punti era questo. Era necessario scrivere all'interno del manuale questi accorgimenti che di norma potrebbero essere benissimo superati con una buona dichiarazione di intenti e l'applicazione del buon senso? Io propendo per il sì, ma questa è una mia opinione e non riflette in toto l'opinione del forum. Dico di sì perché, per la mia esperienza, sono ancora tanti i giocatori che non applicano il buon senso al tavolo. Ma se devo proprio muovere una critica costruttiva, a fronte di 207 pagine di manuale, circa la metà sono occupate in scenari di prova che i giocatori effettivamente possono sperimentare prima di costruire il loro racconto. Poco meno di 70 sono dedicate al regolamento e poi abbiamo una trentina di pagine per spiegare
questi accorgimenti, che se non ci fossero state avrebbero ridotto di un bel po' il numero di pagine totale del manuale, andando in questo modo a influenzare il prezzo finale del prodotto. Ora, magari questa è una questione di malizia personale, chi mi conosce sa che ho il difetto di essere un po' malfidato certe volte, ma magari mi sbaglio. A tal proposito, scrivetemi la vostra opinione nei commenti, perché davvero questa mi interessa. Il secondo punto riguardava il fatto che si può scegliere benissimo di rimuovere quella componente del razzismo che Lovecraft lasciava trapelare dai suoi racconti. Questo in favore di scelte alternative, come per esempio il poter giocare un testimone femminile di etnia non caucasica. Questa possibilità ci ha fatto discutere sul fatto che, ignorando questa cosa, probabilmente si sarebbe generata una cosa diversa rispetto a un tipico racconto lovecraftiano, cosa che invece il gioco si propone di fare. Sempre a titolo personale, io credo che questi punti in realtà non sono né il cuore pulsante né tantomeno obbligatori o necessari per dare vita a un racconto dai gusti lovecraftiani. Casomai però generano questo facile fraintendimento. Lovecraftesque vuole farci vivere un'esperienza dai gusti lovecraftiani, fatta di realtà incomprensibili e inaccettabili per la mente umana, che io personalmente ritengo essere la vera eredità dello scrittore di Providence. Questo può piacere o meno, ma senza dubbio in questo modo il gioco è stato reso fruibile a chiunque. E se si è giocatori appassionati e poi sviluppatori di giochi, beh, francamente non bisogna essere dei geni del marketing per capire questa scelta. Quando Mirko del canale Una stanza tutta per me, che tra l'altro il titolo l'ha già recensito in maniera molto più esaustiva di me, mi disse di aver aspettato un anno prima di portarlo sul suo canale, devo dire che mi incuriosì parecchio e ora credo di aver un minimo capito il perché. Il mio invito è quello di non farsi prendere troppo da discorsi da stadio, è meglio l'indie, no, è meglio il tradizionale, l'uvetta nel panettone sì o no. No, ragazzi, provatela piuttosto una novità prima di giudicarla, e se proprio non vi interessa, ditelo, perché ci sta che un gioco sinceramente non vi incuriosisca. In quel caso, chi può dirvi niente? Siamo arrivati finalmente alla fine di questo micro parto di recensione, perché ragazzi, capite bene che io ho avuto una certa difficoltà, l'ho riscritta qualcosa come 3 volte il canovaccio della recensione perché era veramente complicato, ho dovuto ripensare ai dibattiti fatti tra di noi, ai pro, ai contro. Spero di aver tirato fuori bene o male un'opinione tutto sommato soddisfacente. Venendo adesso alle cose più importanti, noi domani, giovedì 31, saremo a Lucca Comics and Games, faremo un salto prima di tutto al padiglione Carducci, speriamo di incontrare tanti autori, di poter parlare con loro, perché no di poter incrociare voi, chissà che non siate lì a provare qualche demo interessante a differenza nostra, perché saremo a spendere i soldi che non abbiamo in giochi, sostanzialmente. E bando alle cazzate, ragazzi, io come al solito vi invito a mettere mi piace a questo canale, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella per rimanere aggiornati, di passare dalla nostra pagina Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Daniele dal Forum Sentenziam, chiudo e buon Halloween!